un'analisi è un po' frustrante farla perché siamo venuti qui con le rotazioni ridotte, siamo venuti qui avendo avuto problemi anche di falli durante tutta la partita e sostanzialmente l'abbiamo persa per una magia di Boatwright all'ultimo tiro. E quindi è un po' frustrante dover dire ho perso la partita perché sinceramente ci sentiamo poco sconfitti oggi. Purtroppo i due punti non li prendiamo, anche perché facendo una piccola digressione tecnica abbiamo dovuto abusare del tiro da tre e non è andata bene perché non avendo rotazioni nei lunghi era un po' impensabile andare sempre sotto, non ci siamo riusciti, anche perché Capodorlando ha una taglia importante nei lunghi, quindi noi eravamo veramente penalizzati. Loro all'inizio del secondo quarto, se non sbaglio, avevano già messo 10 giocatori in campo, quindi vorrei vedere se non l'avessero messa sul fisico, e l'hanno messa sul fisico. E fra l'altro noi abbiamo giocato più di mezza partita a zona, abbiamo fatto più falli di loro, questo suona sinceramente un po', diciamo, non siamo stati molto furbi, mettiamola così. Dispiace perché è frustrante, veniamo da 5 vittorie su 7 partite e dobbiamo presentarci in queste condizioni qua, è veramente frustrante. Detto questo, comunque ringrazio il presidente Iavazzi perché la nostra società in sostanza è lui che ha preso un altro giocatore che avremo a disposizione da martedì, che è Uros Lokar, e Antonello Nevola che in 2 giorni, Gade forse si è fatto male venerdì, ha trovato, insomma, è riuscito a compiere velocemente questa operazione. Però questi 2 punti erano alla nostra portata comunque, non credo di far innervosire nessuno se lo dico. Noi, allora, al di là che noi è tutto l'anno e quindi è diventata veramente, cioè sono il primo io che mi annoio a parlare di queste cose, ma noi negli ultimi 2 o 3 allenamenti non ci siamo allenati perché non avevamo il numero minimo di giocatori per poterci allenare. Poi veniamo qua, facciamo una partita così e devi dire che hai perso, è frustrante. Grazie. Speedy Go, Piazza Duca degli Abruzzi 10-12, Capo d'Orlando. Allora, la sofferenza di questa partita è stata, non lo so, quasi devastante, forse per certi versi anche peggio, dico io, di come eravamo messi con Venezia. Però alla fine, come dire, ha pagato che cosa? Ha pagato il nostro atteggiamento difensivo. Nei secondi 2 quarti abbiamo concesso 20 punti. Ed è su questo che noi dobbiamo continuare a fare leva, perché questo è stato l'elemento che ci ha fatto svoltare la stagione e ci ha fatto riprendere. Io mi ricordo, come se fosse chiaramente ieri, il lunedì dopo Cantù, che era la seconda volta che tornavamo a casa con 30 punti di svantaggio, penso di poter dire che nessuno attorno a noi, e forse anche tanti nel nostro interno, potevano più credere che l'Orlandina si potesse riprendere. Dunque io dico che 2 mesi fa l'Orlandina era metaforicamente in mezzo al mare, in piena tempesta. La vittoria di stasera, sapevo che era così, nel senso di quanto valeva, e dico che stasera l'Orlandina mette la nave, la prua della nave, dentro il porto. Abbiamo 9 giornate per compiere quello che ci si era detti quando 7 domeniche fa, 8 domeniche fa è cambiata la conduzione tecnica qui all'Orlandina, e avevamo detto bisogna fare di tutto per salvare l'Orlandina. Ci stiamo arrivando, non era facile mettere la barca verso il porto e metterci la punta, la prua dentro. La vittoria di stasera dimostra che la nostra squadra sa soffrire contro un avversario molto tosto, e i punti che c'è in classifica non sono un caso, contro un avversario che gioca questo tipo di pallacanestro contro chiunque in questo campionato. E dunque per noi sapevamo che non era facile, e così è stato, e aver vinto stasera ci dà tanta forza e tanta energia in più, e soprattutto tanta consapevolezza nei nostri mezzi. Questo giro mi sento di ringraziare in maniera particolare Enzo Sindoni e Giuseppe Sindoni, sempre ritornando a quel lunedì dopo Cantù.
la progettualità con la quale loro hanno cominciato immediatamente dopo la seconda sconfitta di 30 punti ad aver chiaro quali potevano essere le tappe intermedie per raggiungere il nostro scudetto è stato disarmante, una lucidità pazzesca. E la loro fiducia nei miei confronti e nei confronti della nostra squadra è stata immutata anche dopo le prime due sconfitte di 30 punti con la mia gestione. Ringraziamento particolare va a loro e credo che se quest'anno l'Orlandina riuscirà a salvarsi, come noi continuiamo a credere, ad essere positivi in questo, pensando che ce la faremo, queste due persone sono stati, come dire, gli artefici, Deus Ex Machina, i volani principali di questo che secondo me cominciamo a poter dire che è una bella storia, insomma. Io mi auguro realmente che la vittoria di stasera ci faccia fare un bel passo avanti in classifica e ci faccia, come dire, cominciare anche a lavorare in maniera più, non dico serena, ma più convinta delle cose che stiamo facendo. Per questa ragione continuo a ringraziare, come ho detto, non solo la proprietà, ma anche i tifosi che nei momenti chiave di questa partita si sono stretti per l'ennesima volta vicino a noi e col calore che gli orlandini ci sanno dare, ci hanno dato la giusta energia per risorgere e avere la meglio contro una formazione così ostica come Caserta. Dovremmo parlare dei 24 punti subiti nel secondo e terzo quarto, contro i 24 subiti nel primo, dovremmo parlare di arbitraggio, dovremmo parlare di tante cose. Però sarebbe ingeneroso non dire che se arriva un fenomeno come Botra hai più probabilità di vincere. Allora, senza mancare di rispetto per il tuo lavoro. Ma no, ma il mio lavoro in questo momento è secondario. Cioè, per me, voglio dire, credo che sia già tanta roba mettere in condizione un giocatore che non è mai stato in Europa a fare le prestazioni che sta facendo. Quindi già questo credo che, per quello che mi riguarda, basta e avanza. Ma noi adesso dobbiamo stare attenti a non commettere un grave errore. Noi non possiamo pensare di essere Botright. Cioè, l'Orlandina non è Botright. Se noi pensiamo che l'Orlandina è Botright, noi corriamo un rischio pericolosissimo. Botret è un valore aggiunto a questa squadra ed è un valore aggiunto perché attorno a Botret, continuo a dire, ci sono grandi giocatori e io penso che al di là della difficoltà della partita di stasera, uno degli obiettivi immediati che la nostra squadra si deve mettere è quello di continuare a cercare un equilibrio e una chimica ancora migliore tra l'individualità di Botret e il gioco di squadra, perché penso che abbiamo ancora delle armi ancora non espresse. Poi, questa è l'altra parte del discorso, quindi giustamente entriamo subito in ragionamento. Vi chiedo, così come ve l'ho chiesto 7 settimane fa, di essere un tutt'uno con noi, che cosa significa? Stojanovic stasera non ha fatto una bella partita e ha giocato poco. Tommaso Laquintana non ha fatto una partita bella, ha giocato quello che ha giocato ma non ha fatto una partita bella. E ecco, gradirei che riuscissimo, come dire, a mantenerci uniti da questo punto di vista e a far emergere l'importanza della vittoria di stasera. Avremo tempo, modo, giornate e opportunità per far sì che sia Stojanovic, che la Quintana tornino a splendere così come erano qualche settimana fa. E quindi da questo punto di vista vi chiedo compattezza e unione, perché bisogna andare dritto all'obiettivo. È stato un cambio emblematico secondo me. Quella 45 secondi quando ha messo il vaso per Sandro. Basso comunque non aveva tirato benissimo, però poi ha fatto il recupero che ci ha aiutato. Guarda, lì dovevo scegliere tra Basile Stojanovic e la Quintana. Stojanovic, nella mia mente, come mi è venuto per primo, se n'è andato anche subito perché non giocava dal primo quarto, quindi dovevo mettere un giocatore che per 35 minuti non era stato in campo e non me la sentivo. Tra Tommaso, la Quintana e Basile mi sembrava che quello più affidabile in quei 40 secondi lì, per esperienza, per capacità di essere vivi in quei momenti lì, era Basile. Esattamente, e dunque abbiamo deciso di fare così, mettere dentro Baso, e questa scelta alla fine ci ha pagato e ci ha dato una grossa mano. Ci avvicina la salvezza, l'hai già detto prima con la nave, diciamo che siamo veramente lì. Beh, intanto si deve giocare con la matematica, ragazzi. Io cosa vi posso dire? In 9 giornate può succedere di tutto e io mi aspetto che continui a succedere di tutto. Noi 7 settimane fa eravamo e in 7 settimane è cambiato il nostro campionato. Ce ne sono 9 di giornate, 9 settimane, può succedere tutto, ragazzi. Non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare a soffrire, a combattere, a lavorare, a migliorare questa squadra che secondo me potenzialità ne ha ancora. Speedy Go, Piazza Duca degli Abruzzi 10-12, Capo d'Orlando. Tavola calda, pizzeria, creperia, panineria, rosticceria. Consegna a domicilio, feste di compleanno. Specialità da gustare, pizza con bordo ripieno.
Prenotazioni 0941 91 2507. Email speedygocapodorlando@gmail.com.